Mettimi a fuoco per favore. Ok. Allora ragazzi, questa volta iniziamo con una prima intro molto 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 veloce perché voglio semplicemente ringraziarvi per tutto il supporto che c'è stato nell'episodio di mercoledì e voglio dire a chi si è perso appunto l'episodio di mercoledì di andarlo magari a recuperare. Trovate comunque tutto nell'io, comunque sempre qui sul canale. Quindi una top giochi dei miei giochi preferiti. Se ve la siete persa ve la consiglio. Ma adesso andiamo avanti e andiamo a parlare dei vostri giochi che ho provato che sono veramente molto ma molto interessanti. Quindi iniziamo. Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati. Qui su creare una nuova top giochi. Oggi andremo a analizzare altri 10 sempre consigliati da voi. Eccoli qui, e comunque eccovi qui. E grazie mille ancora una volta per tutto il supporto. Non smetterò mai di ringraziare perché anche l'episodio precedente comunque è andato veramente molto bene. Questa serie veramente mi sta piacendo tantissimo. Sono contento comunque di portarvela ancora qui sul canale perché anche io mi ci diverto a registrarla. Non è facile, però comunque mi ci diverto. E quindi oggi non voglio perdermi troppe chiacchiere, direi proprio di iniziare ad andare a realizzare questi 10 giochi. Come detto in precedenza, molto molto interessanti, tutti gratuiti, e trovate come al solito tutti i link qui sotto in descrizione per il download. Ma adesso direi proprio di iniziare, quindi pollice in su, iscrivetevi al canale e se ancora non l'avete fatto lasciate un bel feedback qui sotto nei commenti consigliandomi altri giochi per magari poi comparire qui nel video. Ma adesso direi proprio di andare a vedere questi giochi. Quindi iniziamo. Partiamo ragazzi, e come al solito partiamo ovviamente col parlare del primo gioco. Il primo gioco di oggi è Piffle, non so precisamente come si chiama, ma comunque è un gioco molto molto interessante. Come state vedendo dal video, ha un'ottima grafica, molto diciamo cartunesca, però veramente ragazzi è un gioco divertente che sicuramente vi piacerà. Funziona a livelli, dovete riuscire a prendere tutte le monete comunque per andare avanti, tutte le stelle, scusatemi, ed è veramente molto molto interessante. Come state vedendo è un gioco particolare o comunque che ricorda anche un gioco che già portato qui sul canale, ma è leggermente diverso perché principalmente cambia la grafica. E in questo caso, invece di lanciare le palline come nel gioco che ho già portato sul canale, in questo caso dovete lanciare queste teste di gatto perché penso siano gattini. Ma è molto molto interessante e sicuramente ci perderete tempo. Dovete riuscire, in poche parole, l'obiettivo del gioco è quello di riuscire a rompere tutti i cubi senza comunque rimanere o comunque senza far toccare, scusatemi, appunto i cubi sulla superficie. Provatelo e magari fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se magari vi potrebbero interessare altre tipologie di questo tipo, cioè altri giochi di questo tipo. Mi sono sbagliato come al solito, ma comunque andiamo subito a vedere il secondo gioco di oggi. Il secondo gioco di oggi è Crossword. Crossword è un gioco anche in questo caso molto interessante che mi ricorda un pochettino i giochi un pochettino retro, soprattutto quella, diciamo, sul riferimento, diciamo, proprio Mario Bros. E adesso vedrete e capirete. Come state vedendo, anche in questo caso è un gioco veramente semplicissimo. Una volta appunto acceso, comunque una volta avviato, dovete semplicemente premere su Play e poi andare o sul primo o sul secondo mondo. Ovviamente iniziate dal primo perché dovete sbloccare i vari livelli. Anche in questo caso appunto parliamo di giochi a livelli e ce ne sono comunque abbastanza, quindi vi durerà abbastanza anche perché vi prende questo gioco. Come state vedendo all'inizio è abbastanza semplice come al solito e appunto come detto in precedenza ricorda tantissimo i giochi di Mario. Però invece di diciamo avere l'abilità quella là di cacciare fuoco, adesso non mi ricordo mai come si chiama perché veramente non gioco da tantissimo a Mario, però comunque è molto interessante. Io ve lo consiglio assolutamente perché veramente ci perderete del tempo con questo gioco e inoltre è gratis, è leggero, quindi veramente assolutamente da scaricare, da avere, e trovate come al solito il link qui sotto in descrizione. Però per adesso direi che potrebbe anche bastare con questo gioco perché è veramente semplicissimo e quindi andiamo ad analizzare il terzo gioco che veramente mi ha fatto arrabbiare perché è difficile all'inizio, poi ci vedete la mano e tutto a posto, ma adesso capirete. Il terzo gioco appunto è Flippy Hills. Questo gioco me l'avete consigliato veramente in tantissimi nei commenti ed è un gioco proprio della mia tipologia, sempre a record, sempre in questo caso anche a livelli, però è veramente difficile. Qual è l'obiettivo? Beh, lo state vedendo dal video, appunto c'è una modalità campagna, c'è una modalità invece anche arcade, però quella che appunto sto facendo io è appunto proprio la modalità campagna. E cosa consiste? Beh, avete questa vostra gallina, potete comunque in generale anche andando poi avanti nel gioco sbloccare altri personaggi, grafica molto diciamo Minecraft,
Minecraft, però ragazzi l'obiettivo è quello di prendere tutte le monete saltando tramite dei tap e arrivando oltre appunto la fine del gioco, ed è veramente ragazzi difficilissimo perché appunto dovete tappare sì e fin qui ci siamo, però il problema è che ci sono degli ostacoli veramente difficili da superare. Come state vedendo al gioco non è semplice proprio da spiegare, però veramente ragazzi una volta che iniziate a prenderci la mano, ci giocate come sto facendo anche io, e appunto ho superato anche questo livello. Però veramente ragazzi è molto molto divertente, io ve lo consiglio assolutamente. E nulla, penso che vi ho detto tutto. In poche parole dovete usare semplicemente due tap, o meglio quello a destra per saltare e quello a sinistra per rallentare leggermente, e questo vi serve appunto per superare alcuni ostacoli che poi vedrete sia all'interno del video che poi proprio giocando, perché questo è un gioco assolutamente da avere sul vostro smartphone. Ma adesso andiamo a vedere il quarto, che anche in questo caso è molto divertente e che ricorda un gioco proprio che nasce su PC, ma adesso capirete. Il quarto gioco ragazzi è Hide Online. Hide Online è un gioco veramente molto molto divertente che sicuramente vi farà nerdare proprio come sto facendo io, e che ricorda tantissimo un gioco che è già appunto come detto in precedenza possibile scaricare proprio su PC. Non mi ricorderò mai il nome di quello su PC, magari ve lo lascio nei commenti o comunque in descrizione, ma questo qui è veramente molto interessante. Come state vedendo dal video è un gioco totalmente online, quindi potete giocare o a caso oppure con i dati del telefono, però è veramente molto interessante, quindi sicuramente ci giocherete. Appunto consiste nel nascondersi dagli hunter. Voi siete diciamo i props, in poche parole siete degli oggetti e dovete nascondervi. In questo caso io adesso mentre sto registrando, perché io sono una brutta persona per spiegarvelo, devo giocare, ma comunque sono una piantina e devo riuscire a schivare tutti quelli che sono gli avversari nascondendomi. È veramente ragazzi un gioco divertentissimo, comunque veramente molto ma molto interessante, e l'obiettivo è quello di riuscire a sopravvivere nel tempo appunto richiesto all'interno del livello. Solo che veramente è difficile perché ragazzi io perdo sempre, non riesco proprio a vincere, come anche adesso ho perso. Però comunque ragazzi è un gioco assolutamente da avere, non è proprio leggerissimo, comunque dovrebbero essere tipo 100 mega da scaricare, però comunque provatelo e magari poi lo disinstallate. Però veramente ragazzi è un gioco super super interessante. Ma adesso andiamo a vedere il quinto gioco di questa top, che anche in questo caso è a record e mi è piaciuto anche perché ci sto giocando abbastanza, ma adesso capirete. Il quinto gioco ricorda molto la famiglia Ketchup, ma non è di Ketchup, e parliamo di Leap On. Leap On è un gioco veramente molto interessante, è possibile giocare nella modalità classica. E in cosa consiste? Beh, principalmente dovete riuscire a schivare tutti gli ostacoli che ci sono all'interno del gioco e riuscire a superare il vostro record, che non si traduce appunto nel resistere quanto più possibile, ma nel superare una certa distanza. È veramente molto molto interessante, ci dovete prendere anche in questo caso un pochettino la mano perché non è affatto facile. Però veramente ragazzi una volta fatto ciò vi divertite proprio, cioè vabbè non è che vi divertite esageratamente, però è comunque interessante come gioco, diverso dal solito, quindi per cambiare ci può stare, anche perché ha un'ottima grafica e anche proprio l'esperienza in gaming è veramente veramente ottima, come anche i menu sono fatti veramente molto bene, quindi veramente un ottimo gioco assolutamente da avere anche in questo caso sul vostro smartphone se volete perdere un pochettino di tempo, quindi nel tempo libero vi mettete lì e mettete a superare i vostri record. Ma adesso andiamo al sesto gioco, che anche in questo caso è stato proprio spammato dappertutto nei commenti. Il sesto gioco ragazzi di oggi è Stickman Hawk. Stickman Hawk è un gioco che appunto come detto in precedenza mi avete spammato dappertutto e che anche mio fratello ci giocava, e quindi ho detto proviamo e vediamo un pochettino com'è. E ragazzi una volta scaricato non l'ho più disinstallato. Allora, in cosa consiste? Partiamo dal fatto che ha un'ottima grafica, anche l'esperienza in gaming non ci sono problemi, non ho mai dato problemi se non per le pubblicità, ma devo dire la verità in generale proprio in tutti i giochi che state vedendo c'è sempre un po' di pubblicità, sta proprio aumentando nei giochi sul Play Store, però comunque ormai c'è, dobbiamo accontentarci. Ma è un gioco molto interessante, anche in questo caso è un gioco a livelli, parliamo in poche parole di riuscire a superare il livello, comunque riuscire ad arrivare al traguardo semplicemente aggrappandoci alle varie sfere e comunque riuscendo a utilizzare un rimbalzo. Ed è un gioco dinamico, diverso dal solito, anche se ce ne sono molti di questa tipologia su Play Store. Questo penso sia uno dei migliori appunto da scaricare se appunto vi piace questa tipologia. A me è piaciuto, voglio straconsigliarvelo, quindi come al solito trovate il link in descrizione per il download. E quindi da adesso direi di andare a analizzare il settimo gioco, che veramente ragazzi è fatto abbastanza male, però veramente vi fa divertire tantissimo. Pensate che addirittura ho pensato di portarvelo sul secondo canale come proprio
tipo gameplay, perché veramente ragazzi è divertentissimo, adesso capirete. Il settimo gioco ragazzi è Dude Death Wars. Dude Death Wars è un gioco, non riesco mai a dirlo ragazzi, dico troppo veloce, questo è un nome difficile, vabbè, comunque è un gioco veramente molto molto interessante, ma secondo me è fatto abbastanza male, come state vedendo ha una grafica veramente, già la grafica fa ridere, però comunque in generale è molto diciamo Minecraft, però ragazzi è divertentissimo. Che cosa dovete fare? Sinceramente ancora non l'ho capito, però principalmente è un gioco in cui cazzeggiate da paura. In cosa consiste? Beh, semplicemente dovete riuscire ad uccidere gente, prendere soldi e girare nel mondo. Potete fare di tutto, potete utilizzare moto, macchine, potete fare le peggio pazzie. Non ha senso come gioco, secondo me veramente non ha senso, è abbastanza buggato. Ma voi dite, ma perché se è così buggato e fatto così ce lo vuoi consigliare? Perché ragazzi, me l'avete consigliato in tantissimi. Io ci sto giocando comunque da quando me l'ho scaricato. Io veramente ci sto giocando tantissimo, perché vi mettete lì e perdete tanto di quel tempo facendo semplicemente stupidaggini. Cioè vi mettete lì e fate scemenze, fate acrobazie con la moto, di tutto ragazzi, veramente è divertente. C'è il nose, c'è gente, è bello ragazzi. Poi questa grafica, guardate qua, io sono così, guardate qua, sta camminando da solo. Ancora, sì, cioè ragazzi è bellissimo, è buggato ma allo stesso tempo bellissimo. È un altro gioco sempre di Unity, però veramente ragazzi ve lo straconsiglio. Magari scaricatelo così giusto per perdere quei due minuti della vostra vita e poi dite Joe hai ragione, oppure Joe ci hai fatto scaricare un gioco veramente di andiamo avanti perché dobbiamo analizzare l'ottavo gioco, che è molto interessante, semplice ma divertente, ve lo spiego subito. L'ottavo gioco ragazzi è Tower Fortress. Questo è un gioco un po' della famiglia Leap Day, che vi ho consigliato tantissime volte nelle top giochi, e in questo caso ragazzi è una rivisitazione secondo me appunto di quel gioco, però molto interessante e sicuramente vi piacerà. Ha una grafica come state vedendo leggermente un po' retro. E in cosa consiste? Beh, potete scegliere i vari personaggi, però dovete andare poi avanti nel gioco e comunque fare le varie monete, e una volta appunto scelto il personaggio parte il livello. E ragazzi è divertentissimo, è difficile perché è difficile, però veramente ragazzi è top, veramente a me piace tantissimo. Però adesso basta dire scemenze e ve lo spiego un pochettino. Allora, voi avete il vostro personaggio, dovete semplicemente giocare tramite dei tap e dovete riuscire ad uccidere tutti i vari mostri superando i vari livelli. Andando avanti nel gioco ovviamente riuscite a prendere delle nuove armi, o comunque riuscite a prendere degli approvvigionamenti, e nulla, dovete riuscire a superare i vostri record. È un gioco principalmente anche in questo caso a record, molto molto interessante, che io vi straconsiglio perché comunque è molto leggero e quindi lo riuscite a reggere praticamente tutti. E ci perdete tempo ragazzi, io ci sto nerdando da quando me l'avete consigliato, quindi ve lo straconsiglio, molto molto interessante. E in questo caso anche sto giocando e non riesco a superare questo, un attimo solo, ancora un po', salto qua, perfetto, superato. Però ragazzi veramente molto interessante, c'è poco da dire, perché è un gioco semplicemente che funziona a record e quindi dovete prenderci un pochettino la mano. All'inizio è abbastanza difficile, soprattutto ragazzi state attenti ai ragni, questi ve lo voglio dire, scendono dal soffitto e vi ammazzano proprio in 2 secondi, sono proprio bastardi, però comunque è veramente molto molto interessante e quindi c'è poco da dire. Andiamo avanti, andiamo a vedere il nono gioco, quindi il penultimo di questa top. Andando avanti ragazzi, come detto in precedenza, andiamo a analizzare il nono gioco, in questo caso si chiama Shooty Sky. Questo è un gioco che anche in questo caso mi avete consigliato in molti, e anche in questo caso ha una grafica molto stile Minecraft, ma allo stesso tempo ricorda un gioco leggermente retro, ma adesso capirete vedendo il video. Allora ragazzi, come state vedendo è un gioco fatto molto bene, sia per quanto riguarda la grafica che anche proprio l'atmosfera del gaming, per quanto riguarda soprattutto le musiche di sottofondo. Semplicemente avete comunque il vostro personaggio e dovete diciamo uccidere, schivando i vari ostacoli e tutto quello che vi manda, perché mi mandano di tutto ragazzi addosso, e dovete semplicemente superare sempre il vostro record. Andando avanti poi riuscite a prendere degli approvvigionamenti che vi permettono di avere comunque anche un qualcosa, un aiuto all'interno del gioco, però veramente ragazzi è molto molto interessante. Io amo questa tipologia di gioco, già me ne ho portato uno nella vecchia top giochi, però in questo caso è leggermente diverso perché principalmente cambia quella che è la grafica. Molto interessante, anche in questo caso me l'avete consigliato in moltissimi, quindi trovate come al solito il link per il download
qui sotto nei commenti, qui sotto in descrizione, sbaglio sempre. Ma comunque detto ciò, direi di andare a vedere l'ultimo gioco di questa top, ma non per importanza, perché anche in questo caso è molto divertente e mi ricorda un gioco che già avevo raccontato in una vecchia, appunto, top giochi. Ma veramente ragazzi, anche in questo caso ci sto nerdando tantissimo. Il decimo gioco di oggi ragazzi è Big Big Baller. Questo gioco me l'avete consigliato in 3 o 4 di voi, devo dire la verità, non in moltissimi, ma l'ho voluto provare e appunto ragazzi mi è piaciuto tantissimo. Come state vedendo, anche in questo caso è un gioco che ricorda un pochettino la tipologia di giochi.io, quindi dovete riuscire a diventare i più grandi della mappa mangiando tutto quello che trovate davanti, ma in questo caso ha una grafica diversa dal solito, assolutamente sì, ed è veramente veramente molto ma molto interessante. Ragazzi, io sono arrivato al punto nerdando proprio di diventare enorme ed è divertentissimo vedere appunto questa palla che cresce. È proprio bello come gioco, a me piace questa tipologia di gioco e voglio appunto consigliarvela. Assolutamente è gratuito, assolutamente è leggero, dovete giocare appunto online, ma dovrebbe anche essere offline. Adesso facendo il video non ricordo, sono sincero, se è anche offline, però veramente ragazzi io ve lo straconsiglio, magari provatelo perché è veramente veramente super super interessante, soprattutto se siete affezionati a questa tipologia di gioco, veramente molto molto divertente. Anche in questo caso sto giocando e anche in questo caso sono diventato enorme, ragazzi, è proprio bello, è proprio figo figo figo, guardate qua, cioè sono primo e ho fatto proprio di tutto. Ma comunque io direi che per oggi potrebbe anche bastare, quindi questi giochi ve li straconsiglio, sono giochi che sempre mi avete consigliato voi, io spero di ritrovarci qui sul canale ancora una volta con nuovi video, o comunque vedrete tanti video interessanti, principalmente settimana prossima arriveranno novità e cose che state aspettando da un bel po' di tempo, soprattutto in ambito tech, quindi ci vediamo settimana prossima con nuovi video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora avete fatto, lasciate un bel pollice in su e nei commenti consigliatemi tanti giochi e fatemi capire un po' se vi piace ancora questa tipologia di video. Quindi per oggi è tutto, un bacio e un abbraccio, da giù è tutto, buona domenica.